Morandi è questo qua, ormai vicino agli ultimi anni della sua vita. Cosa sta guardando in questa fotografia? Guarda ovviamente, come noi siamo oggetto di fotografia, guarda l'obiettivo, guarda il fotografo. Ma il fotografo prende assieme a lui, con questa camicia di poco prezzo, pantaloni tenuti su da una cinghia qualsiasi. Morandi non aveva nessun interesse all'eleganza, alle griffe. No, era un uomo che non aveva la televisione mai avuta, non aveva l'automobile, non aveva ovviamente la patente, e anche quando andava sull'automobile di altri, di amici, era un po' timoroso, guardava sempre il tachimetro e chi guidava gli faceva vedere il livello dell'olio in modo tale che lui si confondesse. E non ha mai volato. Pochi anni fa un'assessora alla cultura di Bologna disse: Morandi naturalmente appartiene alla modernità, dopo i suoi viaggi e i suoi soggiorni a Parigi. Lui a Parigi non c'è stato mai. È andato una volta sola fuori d'Italia perché l'hanno trascinato. Avevano fatto una mostra di opere sue a Winterthur. L'aveva organizzata un grande collezionista di opere d'arte ottocentesche e anche cinquecentesche e anche più antiche. E in mezzo c'erano quadri anche moderni. Oscar Reinhardt. È una collezione che vi consiglio di andare a vedere, perché è stupenda. E lì aveva visto, cosa aveva visto? Quattro quadri di Chardin che sono lì. E in questo era molto simile a Cézanne. Lui è stato una volta sola in Svizzera, e Cézanne anche. E se ne sono venuti fuori con le banalità più incredibili, quelle proprio correnti. Cézanne, tornato ad Aix dalla Svizzera, è interrogato da qualche amico, dice: com'è la Svizzera? Lui aveva visto il Cervino, aveva visto le montagne, le vette, il Grand Combin, quelle cose lì. E lui disse: ma sai, la Svizzera è noiosa perché ti portano in su e quando sei in su ti dicono che devi guardare in basso. Quando invece sei in basso ti dicono che devi guardare in su. E in effetti è così. In montagna si fa questo. E Morandi disse una cosa ancora più banale a degli amici nostri. Quando tornò da questo viaggio in Svizzera, disse: allora, Giorgio, com'è la Svizzera? Mo, dice, fanno un caffè molto cattivo, che è la cosa più banale, più... E lui amava questi paesaggi qui, tranquilli, senza accidentalità. Non li copiava neanche, li guardava e li rifaceva in questo modo che indica che lui apparteneva alla modernità. E tra i pittori ottocenteschi, che però è morto nel 1907, mi sembra, Cézanne, quindi è entrato nel secolo di Morandi, il pittore che amava di più era questo, che era Cézanne, che aveva abbandonato la brillantezza, la solarità degli impressionisti e la vivacità culturale della vita di Parigi, e si era isolato nella sua casetta modesta, che si visita ancora ad Aix,
e lì dipingeva l'unica montagna che si vedeva da quelle parti. Oggi, se ci andate in autostrada, vedete un grande cartello che indica la montagna de Cézanne. E la montagna Saint-Victoire è una montagna dalla forma molto, che noi la conosciamo a memoria ormai tante volte. Lui ha dipinto acquerello, l'ha dipinto a olio, l'ha disegnata mille volte, sempre quella. Lui andava, usciva la mattina, andava lì e dipingeva la montagna Saint-Victoire. La montagna stava ferma, si faceva dipingere e lui la dipingeva. E questo amore per questo luogo, che non ha caratteristiche di eccezionalità, lo si vede benissimo in Morandi. Questo è un quadro che ha fatto a Monzuno, credo. A Monzuno poi ci abitava, o ci faceva le vacanze, anche Bertocchi, un altro pittore che era contrario. Io, quando sono venuto a Bologna, che avevo, mi sono iscritto all'università, avevo 18 anni, e sapendo che io mi occupavo di pittura, mi hanno detto: ma tu ami di più Morandi o Bertocchi? C'era ancora questa dicotomia. Oggi Bertocchi è quasi sconosciuto, è conosciuto a Bologna e da chi si occupa di Ottocento. Morandi è noto dovunque, dovunque. E lì, nel paese dove faceva le vacanze Bertocchi, dipinse questa tela molto vicina, come vedete, a Cézanne, con una pittura magra che serve anche per dare volume a quella montagna. Non è firmata e non l'ha mai esposta. Forse pensava che fosse troppo simile a quelle di Bertocchi o di Morandi. E comunque è una pittura diversissima da quella che andava di moda, da quella di Sartorio. Le signore, per esempio, nessuna signora di Bologna è mai andata da Morandi e dice: mi fa il ritratto. Le signore di Parigi, e anche non di Parigi, che arrivavano a Parigi, la prima cosa che volevano non era andare a comprare un vestito, la prima cosa che facevano era andare nello studio bellissimo, grandioso, di Boldini, che era un pittore di Ferrara che aveva dato prova di sé, della sua eleganza, della sua bravura, con i macchiaioli, e poi si era trasferito a Parigi, faceva dei ritratti stupendi, nel senso che una signora anche passabilmente racchia, lui la faceva diventare bellissima, elegantissima, e lei se ne andava col quadro, pagandolo moltissimo, infatti era ricco, e faceva dei ritratti come questo. Io non so se questa signora, Mademoiselle de Gillespie, che lui ha dipinto nel 1912, fosse bella come si vede e fosse elegante come si vede, però lui la faceva così, e questo dava prova anche di una bravura, di una destrezza tradizionale italiana. Se questo era il ritratto che le signore amavano, lui prende sua sorella, che aveva 12 o 13 anni, che si chiamava Dina, la abbiglia come piace a lui e gli dice: adesso stai ferma che ti faccio il ritratto. Avete capito? E questo qui
lo dipinge non solo, ma lo espone al pubblico. È uno dei pochi quadri che Morandi mise nella mostra che fece insieme altri giovani come lui, Licini, Vespignani, che è un pittore che tutti si sono dimenticati, il fratello di Bacchelli, lo scrittore, che era pittore anche lui, e Licini. Erano 4 o 5 artisti, chiesero una sala al pian terreno dell'hotel Baglioni e lui espose tra gli altri quadri questa cosa qua. E naturalmente le signore che passavano lì davanti scuotevano la testa e dicevano: povera bambina, guarda che tristezza, che malinconia. E anche il modo di dipingere, tanti anni dopo, Giuseppe Raimondi dirà che questo è un quadro dipinto come l'avrebbe fatto un muratore con la cazzuola. È ruvido, senza nessuna ricerca di bellezza. E il fatto che lui non cercasse la bellezza in questi anni giovanili indica che aveva fatto una scelta. Se l'Ottocento finiva, si concludeva con Sartorio e con De Carolis e con Boldini, stava nascendo qualcosa di nuovo. In questi anni Picasso aveva dipinto le Demoiselles d'Avignon e cominciava a fare i primi quadri cubisti, lui e Braque assieme, tanto che non si distinguono l'uno dall'altro. E quando la mostra finì, ossia dopo poche ore, lui riportò i quadri a casa. La sorella Dina prese questa tela e la nascose in un armadio dietro a tutti i cappotti e lì rimase per mezzo secolo, rimase fino al 64-60, fino alla morte di Morandi. Nessuno lo vide mai, tant'è vero che Arcangeli, che scrisse la più importante monografia, la più impegnata monografia su Morandi nel 64, parla di questo quadro dicendo purtroppo perduto. Invece era dietro, dietro in fondo all'armadio e adesso è venuto a galla. Perché? Ma perché in una via che si biforcava da una parte la destrezza pittorica e anche la realtà e realismo meccanico della fotografia. Voi oggi vivete in una società in cui la figuratività ha stravinto sull'astrattismo, è vero? Perché la televisione astratta non c'è, perché sul vostro tablet non c'è nulla di astratto, le figure sono tutte figure simili a voi, perché il cinema astratto non c'è e le reclame che si vedono su Vogue, le modelle, non sono affatto astratte, anzi sono tangibili, anzi sono intangibili perché sono fotografate, ma ognuno di noi vorrebbe che fossero tangibili. E questo era il tipo di pittura che fa capire, questo è un quadro di Braque fatto proprio in quegli anni lì, del 10, e fa capire che tra questo e Boldini, tra questo e Sartorio, tra questo e tutto ciò che stava prima, andando indietro fino ai greci e fino agli egizi,
è calata una lama di ghigliottina. Questa è un'altra cosa. Questa svolta, che significa scegliere la via moderna, Morandi la fa anche lui. La fa anche lui con l'intento di lasciarsi alle spalle tutto quel sovraccarico di naturalismo minuzioso, di pittura usata come strumento di glorificazione, che nell'Ottocento si era visto tante volte, tant'è vero che Morandi in quegli anni lì, nel 14, quando fa la mostra di poche ore al Baglioni, dipinge, guardate bene questo quadro di Braca, e questo è un quadro di Morandi. È vero che c'è una brocca e una bottiglia e una scatola, però in questo, che è del 14, e in quest'altro, che è degli stessi anni, del 13 forse, i contrasti sono più che evidenti. E ci sono contatti anche con un'altra corrente italiana che in quegli anni stava sfondando nella stessa direzione, che è il futurismo. Boccioni dipingeva un po' così, anche se del futurismo Morandi era incuriosito, perché batteva una via simile alla sua, ma detestava l'ideologia della modernità, ossia l'elogio che i futuristi facevano delle macchine, delle locomotive, dei carri armati e soprattutto delle mitragliatrici, e infatti andranno tutti in guerra, mentre lui no. Lo riformarono. Forse si ammalò apposta, non lo so. E però è chiaro che lui è un pittore moderno, perché guardava certamente queste figure che sarebbero come tema da Tiziano o da Poussin. E del resto Cézanne, autore di questo quadro, che ha sempre tenuto nel suo studio, diceva: il faut refaire Poussin sur la nature, bisogna rifare Poussin sulla natura, ossia guardare come gli impressionisti il vero, gli alberi, le nuvole, l'acqua, eccetera eccetera, e dare loro quell'ordine che un pittore come Poussin aveva dato alla natura, dipingendo i suoi santi e i suoi eventi storici o mitologici dentro degli ampi spazi di natura inventata. E Morandi dipinge, credo, l'unico quadro inventato su questa traccia e su quella di Derain, che dipingeva più o meno nello stesso modo negli stessi anni. Questo gruppo, che nessuno di voi direbbe fatto da Morandi, l'ha fatto invece proprio lui nel 1915. Vi sembra un quadro morandiano? Io sfido chiunque a Bologna a dire che questo è un quadro di Morandi, però è firmato, datato. E poi cercava altre vie, per esempio gli viene, naturalmente questo qui è anche l'unico quadro in cui Morandi non aveva sott'occhio il soggetto, perché è impensabile che in via Fondazza, con tre sorelle che andavano a messa tutte le domeniche, Morandi potesse mettere quattro donne nude che si dimenavano in una specie di rock, e quindi è un quadro di fantasia, è un quadro che non ha soggetto vero,
come non hanno soggetto i quadri che più o meno in quegli anni, siamo nel 17, De Chirico, altro renitente alla leva, perché era militare, ma era, però diceva che era malato, come Carrà, e quindi se ne stava tranquillo, lontano dalle trincee, dove sono morti 700.000 italiani. Prima guerra mondiale, su quelle trincee sono morti 700.000 soldati che non sapevano perché andavano a combattere lì e non sapevano contro chi combattevano. Combattevano contro dei ruteni, contro degli ungheresi, contro dei croati. Non sapevano, contro degli ucraini. E quindi De Chirico faceva bene stare nell'ospedale di Ferrara a fare queste cose sognate. Certo, non hanno nessun contatto con la verità, sono delle cose quasi dei manichini da teatro. E lui chiamò questo tipo di pittura, che aveva un solo seguace allora, che era Carrà, perché era anche lui in quell'ospedale, e li chiamò metafisica, con un termine filosofico che usavano i filosofi tedeschi. Ricordate che lui, nato in Grecia, era però venuto su alla pittura in Germania, guardando Böcklin soprattutto, e quindi faceva una pittura che aveva dei risvolti letterari. Queste cose qui vengono sotto gli occhi di Morandi e lui si affianca qualche cosa del gusto metafisico di De Chirico, rimane in questa natura morta del 18, e quello che conta con questi oggetti sott'occhio è il prevalere della geometria, della composizione, l'evidenza dei volumi. Sono le cose che interessano a lui, come interessavano a Cézanne. Guardate questa natura morta degli anni, la fine degli anni 70, ed è a questo tipo di pittura di Cézanne che Morandi si accoda, ossia dipinge, questo siamo nel 20, dipinge luce, volumi, addirittura dipinge la stessa cosa, la vedete quel bicchiere, quel calice? E c'è anche in Cézanne, e anche la boccia, e sono tutte e due anche qui. E lui dipinge la luce, dipinge i volumi delle cose, dipinge degli oggetti in posa. L'altro maestro che conosceva, perché aveva un volume di riproduzioni, è un pittore grandissimo, spero che voi lo conosciate, e se non lo conoscete prendete un treno, andate a Parigi. Sulla riva della Senna c'è un palazzone lungo, non bello, che si chiama il Louvre. Non so se l'avete sentito nominare. Lì dentro evitate la Grande Galerie, prendete una scaletta che conduce nella sezione del Settecento francese. Lì trovate dei quadri come questo. Questo non è lì, è a Edimburgo, bisogna fare un po' di strada per andarci. Però io ricordo che Morandi aveva una cartolina di questo quadro qui e la teneva infilata nella casa sua. C'erano dei tubi, credo del termo, che correvano lungo la parete, e tra il tubo e la parete aveva una cartolina di qualcuno che era stato a Edimburgo e gliel'aveva mandata. E questo è il più grande maestro francese di nature morte, il più grande. Qui siamo a metà del Settecento, e questo vasetto
secondo me piaceva persino a Cézanne, perché fa una natura morta con un vasetto simile e piaceva certamente a Morandi. Di questi quadri con i fiori, che erano fiori finti, erano fiori di seta, se non addirittura, io ho pensato, di porcellana, ossia fatti della stessa materia del vaso, perché io li ho visti, si facevano, mia nonna li aveva, per esempio, in modo tale che non appassissero mai. E Morandi, come vedete, fa, non c'è solo questo, ce ne sono parecchi simili a questo, e fanno tutti omaggi a Chardin. Ciò che di Chardin lo affascina di più è un quadro con grande verosimiglianza, ma ciò che a Morandi interessava era la studiata disposizione degli oggetti. Chardin, prima di dipingere, studiava attentamente dove mettere quegli agli, dove mettere quel bicchiere d'acqua, e poi studiava la luce, che effetto faceva la luce sull'acqua di quel bicchiere, che ombre portate quella caffettiera o teiera disegnava sul pavimento. E lui fa quadri così, che sono in realtà architetture pittoriche. Morandi non è il pittore delle bottiglie, ha dipinto più scatole che bottiglie, più oggetti qualsiasi che bottiglie. Qui ce n'è una sola, però lo vedete come li ha raggruppati, e addirittura ha dipinto la polvere che si è nel frattempo posata sopra i barattoli. Questo qui a destra è un barattolo di ovomaltina, che voi non ricordate che cosa sia, e lui li usava. Gli altri sono delle scatole, lo vedete, forse sono scatole di sigari, non lo so, e sopra c'è la polvere, e sono raggruppati tutti. Lui ci ha messo, secondo me, una settimana per metterli tutti assieme e per trovare il posto esatto per quello scatolino nero di cui si proietta come una lancetta l'ombra. Ed è ovvio che un quadro come questo, che forse è il più bel quadro di Chardin, gli piacesse moltissimo. Tant'è vero che in una delle più belle acque forti sue rifà la forma. Anche qui vedete gli oggetti, uno attaccato all'altro, studiati, e persino i paesaggi. Se voi vedete una foto del paesaggio che si vede a Grizzana, dove lui andava sempre durante le vacanze estive, dove si è fatto fare una casa, e mi hanno raccontato una storia bellissima. Le sorelle, quando lui ha detto, ma insomma, erano le sorelle che volevano una casa loro, perché prima andavano in un albergo, insomma, piccolo albergo, modesto, e il cui padrone è ancora vivo e che lo racconta benissimo. E allora comprarono un pezzetto di terra vicino alla strada e chiamarono un geometra del paese, del comune, non so, il quale fece uno schizzo di casa di Morandi. Poi gli fece vedere il progetto. Morandi lo guardò, non gli disse niente. Dice, senta, io però la vorrei fatta così. Prese un foglio di carta e disegnò una casa come la farebbe un bambino. Ossia un rettangolo, il tetto sopra, la porta al centro, una finestra a destra, una a sinistra, una finestra a destra e una a sinistra, al secondo piano. Basta. Dice, ma sembra una casa da contadini. Sì, dice, va bene. E infatti la casa è così, è ancora così, oggi la si va a vedere,
E lui dipingeva questi paesaggi senza scrupoli di fedeltà, perché ciò che gli importava di più anche nel paesaggio era la composizione. Era la composizione, come si vede in questo. E poi ci sono i tantissimi e stupendi acquerelli di natura morta. Ve ne faccio vedere uno, perché è bello come un acquerello giapponese o cinese. Vedete la carta bagnata e il colore liquido che sbava facendo quasi il confine fra la luce e l'ombra. E c'è uno degli oggetti che credo sia ancora al Museo Morandi oggi, quella brocca di latta. E quella brocca di latta compare anche in uno dei suoi ultimi quadri. E è un quadro fatto nello studio di Grizzana e sotto ci sono gli oggetti. Vedi che è l'ovomaltina, quella lì? Sì. E poi sono altre scatole, non so, di tè, di qualcosa. Lui le fregava le sorelle. E poi naturalmente aveva scelto questa strada e un fotografo, dopo la sua morte, ha messo assieme a Grizzana alcuni oggetti, li vedete, sono oggetti qualsiasi, sono un vasetto, una scatola di non so che cosa, un portacenere, il fotografo è stato tentato dal fare questa fotografia perché aveva sotto gli occhi l'ultimo quadro di natura morta che Morandi ha dipinto a Grizzana. Dopo non ne ha più fatti e di quadri non ne ha fatti purtroppo più. Quando ha capito che aveva pochi giorni da vivere, ricevette la visita di Roberto Longhi, che era uno storico dell'arte, maestro di tutti noi e che stimava molto Morandi, lo apprezzava anche nei momenti in cui nessuno voleva avere a che fare con lui, e gli disse: Longhi, lo sa, dice, io me ne sto andando, però il mio rimpianto è che ho la testa piena di quadri che dovrei ancora dipingere. Lui pensava solo a quello, alla pittura. Non telefonava mai a nessuno, non scriveva mai a nessuno, non gli interessava il prezzo dei suoi quadri. Se volete finisco con un ricordo personale, me lo consentite. Io ero giovanissimo ed ero anche, come tutti i giovani, spudorato e non capivo quali limiti non dovevo superare. Questa volta li superai di molto, perché ero con Morandi e altre persone, per fortuna, e parlando con lui gli dissi: senta, professore, guai chiamarlo maestro, sempre professore, dico, ma lei lo sa, no, che i suoi quadri lei li vende a Ghiringhelli, che era il suo mercante milanese, mercante bravissimo milanese, e veniva giù in macchina una volta al mese circa, andava in via Fondazza e comprava un quadro, due, di Morandi, e tutti sapevano che gli dava 300.000 lire, che è un bel prezzo.
però i quadri che lui alla sera prendeva li portava a Milano e il mattino dopo li poteva vendere a 3 milioni. Questa era la differenza. Quindi Morandi stesso avrebbe potuto venderli a 3 milioni. E io ebbi la spudoratezza di dirglielo, di chiederlo, dico: ma non gli interessa che quello là guadagna un sacco di soldi e lei ne prende così pochi in fondo? E lui mi guardò e mi disse in dialetto, perché ogni tanto parlava con molti parlava in dialetto bolognese, con tutti i suoi fornitori, i corniciai, quella gente lì. San Giovanotto, dice, me a fare il pitaur e lui fa il mercante, sono due mestieri diversi. Grazie.